Nel cuore d'Italia, a Controguerra, in provincia di Teramo, tra la Val Vibrata e la Valle del Tronto Piceno, sorge la Ars Tech SRL, grande impresa leader nella produzione di manufatti in materiali avanzati in fibra di carbonio, destinati principalmente al settore automobilistico in ambito sportivo e vetture hypercar e supercar. Abbiamo incontrato il CEO di Ars Tech, Carlo Ballucani. Produciamo telai ed elementi di carrozzeria in fibre di carbonio che corrono ad esempio nella Formula 3 o nella Formula 4 o nel campionato Endurance, dove la gara più rappresentativa è la 24 ore di Le Mans, e l'azienda è in grado di partecipare e di collaborare sia nella fase di engineering che di co-design che nella fase di realizzazione dei modelli e degli stampi che servono per la produzione poi del pezzo finito. Ars Tech ha investito 3,5 milioni di euro con il sostegno della legge 181-89, gestita da Invitalia e attiva nelle aree di crisi, con l'obiettivo di riqualificare l'attuale sede operativa attraverso l'acquisizione di impianti, macchinari e nuovi programmi informatici. Importante l'impatto occupazionale legato all'investimento. L'azienda è riuscita ad occupare un numero di dipendenti nettamente superiori rispetto a quelli previsti nella domanda di Invitalia, tant'è che l'obiettivo era di raggiungere 222 dipendenti occupati, ad oggi annoveriamo quasi 300 dipendenti. Oltre 3 milioni e mezzo di euro finanziati da Invitalia, l'azienda ha investito più di 7 milioni di euro ulteriori rispetto a quelli del bando. E quindi c'è stato un effetto leva moltiplicatore grazie alla politica industriale prevista da questo strumento agevolativo, che ha comportato un notevole successo e una notevole riqualificazione della zona, dell'intera zona. Ars Tech è un'azienda fortemente di innovazione tecnologica. Grazie alla nostra capacità di innovare da un punto di vista di processo produttivo, siamo in grado di dare quelle soluzioni tecnologiche ai nostri clienti che ci consentono di essere leader nel mercato di riferimento in cui l'azienda opera. L'obiettivo futuro di Ars Tech è quello di continuare il programma di investimenti che abbiamo iniziato e quello di Invitalia oramai quasi concluso. I prossimi investimenti saranno quelli di ampliare ulteriormente la fabbrica, di portare delle applicazioni di innovazione tecnologica da un punto di vista industriale e di incrementare ulteriormente il personale e di fare degli investimenti in parte già iniziati per un ciclo di vita chiuso appunto nel rispetto dell'economia circolare, cioè stiamo facendo degli investimenti per il recupero delle materie prime, per il recupero degli scarti nei nostri processi produttivi che poi andiamo ad utilizzare. Da un punto di vista di futuro è un'azienda che vedo proiettata da qui ai prossimi 5 anni al raggiungimento di 50 milioni di euro di fatturato con un impatto occupazionale superiore alle 500 unità.